Ciao ragazzi, benvenuti a questo mio primo video di beatmaking. Non ne ho mai fatti, questo è veramente il mio primo dove vi spiego come ho fatto un beat. Il beat in questione è quello dello Shot 06 che esce giusto oggi, quindi se volete sentirlo andate in descrizione, c'è il link Spotify. Il pezzo si chiama Coltelli a farfalla, il featuring con mio uomo Blow B del team MRGA, un grande onore per me averlo su una traccia. Non scordate di andare a sentire anche gli altri shot che sono presenti appunto su Spotify e qua sul mio canale YouTube. Analizzeremo questo beat, che è molto semplice perché si tratta di un beat no drums, quindi non ha elementi di batteria, cosa piuttosto strana per me perché amo molto comporre le batterie, quindi fare un beat senza batteria era piuttosto inconcepibile, almeno prima di questo beat. Tutto parte da vinile, come sempre, vinile diggato a Londra. Vi ringrazio il mio amico Vittorio che mi ha portato con sé in giro per mercatini a cercare i vinili. È un pezzo piuttosto conosciuto, ma non l'avevo mai sentito campionato, e soprattutto non così, non che sia niente di geniale, però appunto ho cercato di non essere banale appunto sul campionamento di questo pezzo. Non vi dirò il titolo, ma forse l'avete anche indovinato. Per lavorare questo beat ho usato la machine. Un annetto e mezzo che utilizzo la machine. Mi trovo bene, mi trovo bene. Ovviamente uso anche altri sistemi che poi vi spiegherò nel corso degli altri video, perché non sempre utilizzo lo stesso workflow e gli stessi macchinari. Qua ho utilizzato la machine perché appunto tutto era nato da i video beat and scratch che facevo durante il primo lockdown. Qua ci sono i chop del sample. Cose che anche non ho preso, però diciamo la parte che ho preso, quella che poi fa partire tutto il pezzo, tanto compaio, eccomi qua, è questa. Questa è la prima parte del sample. E questa è la seconda. Per legarli ho preso questi due elementi e questo. Quindi il tutto viene così. Per far ripartire il loop, ho preso anche questa parte. Quindi il tutto viene. Ecco, questo come avevo detto è piuttosto semplice come loop. Per arricchirlo, per dare un cambio, per fare un intro, ho usato altri due brani, due chops del pezzo, che è questo e questo, che insieme viene così. Questo è, diciamo, poi quello che è il sample, si compone così, molto semplice, come ho detto, è un beat no drums, quindi non ho aggiunto batterie, benché nel progetto della machine poi ci sono, c'erano, ma non le ho usate. E poi ho passato tutto in Logic, che è un po' il programma di riferimento, lo uso da una vita, e mi piace lavorare su Logic, a volte faccio dei beat anche internamente a Logic, poi se volete andiamo avanti anche su questo. Vi faccio vedere anche come faccio i beat su Logic. Per ora concentriamoci sulla machine, andiamo nel progetto del beat e del pezzo. Poi ho fatto tutto il pezzo in un unico progetto, eccolo qua. Qua avete tutti gli elementi del pezzo. Cambiamo mouse, eccolo qui. Qua mutiamo ovviamente quello che non ci serve per il momento, che sono appunto qua sono le strofe di Blow, c'erano gli scratch. Ecco qua, questa è la parte che ci interessa, la parte della strumentale. Come vedete, qua c'è il sample principale, che è il chop appunto della machine, qua c'è l'intro e qua ci sono qualche elemento che ho aggiunto poi successivamente in Logic. Questo perché l'ho aggiunto sulla voce di Blow. Non l'ho fatto subito perché poi alla fine con la sua voce ho aggiunto vari elementi. Tanto volevo mutare questo, vi spiego poi dopo perché. Intanto andiamo a sentire come è dentro Logic. Una volta dentro Logic, ovviamente l'ho lavorato anche un po' in audio. Questo è l'intro. Quella parte.
come sentite qua, ho levato completamente le basse. Questo perché le basse le ho aggiunte dopo. Il vecchio metodo che si faceva negli anni 90 con i 950, quindi qua ci sono le basse. Il risultato viene così. Rende il suono più ciccione, più mi piace di più. Per filtrarlo, visto che parlavamo di 950, ho usato questo plugin che consiglio a tutti perché è molto geniale, costa davvero poco ed è un plugin che emula, diciamo, i filtri del 950. Ringrazio la diretta di Bassi e Sciocca che hanno svelato questo plugin e ormai non ne posso più fare a meno. Quindi questo è il sample. Come dicevo, ho aggiunto degli elementi poi durante la costruzione del pezzo, che sono questi Charleston qua, questi hi-hat come dicono, e questo crash che ora arriva, un po' filtrati così, e poi ho aggiunto un elemento, un sample, da un disco di Parliament, Good Old Music, che arriva così. Questa è un po' la costruzione di quello che è il beat dello shot 06. Intanto compaio, eccomi qua. Come ogni shot ci sono ovviamente gli scratch, onnipresenti nei miei progetti, che sono all'inizio, dove ho scratchato la voce di Blow, una parte del testo che dice appunto coltelli a farfalla. Immancabile la tag, Big Up dalla Pai Pai per questo shout out che utilizzo in ogni mia produzione. Ovviamente gli scratch sono presenti anche alla fine, ve li faccio sentire. Sono di un brano di Cage, Agent Orange. Non ho trovato la cappella, non era disponibile, quindi ho usato il pezzo filtrato, ovviamente. Eccolo qua. Dice praticamente che opera al cervello i rapper con un coltello a farfalla. Il pezzo non è niente di sentimentale, quindi anche gli scratch sono coerenti appunto con questo. Qui abbiamo anche le strofe di Blow, ovviamente one take perché il ragazzo è piuttosto un capo. Eccole qua, qua c'è la prima strofa, poi c'è la seconda e qua sono gli ad-libs famosissimi, e quindi il pezzo poi si completa così. Se volete sentirlo, come ho detto, il link è in descrizione, c'è il link Spotify. Per questo pezzo non abbiamo fatto video, perché non c'era la possibilità né il tempo, perché è una cosa che è andata molto veloce, poi sia la costruzione che la registrazione che la finalizzazione, anche l'uscita, perché è uscito a sorpresa, quindi il video non è stato possibile farlo. Chissà che poi non lo faremo in avanti, ma vedremo come vanno le cose. Intanto spero che vi sia piaciuto questo primo esperimento di video di beatmaking sul mio canale. Ce ne saranno altri se vi interessa la cosa. Fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video, andatevi a sentire il pezzo in descrizione, seguite sia me che Blobby che il team MRGA sui social e niente, ci vediamo la prossima volta, grazie mille, ciao. Di notte volano i coltelli a farfalla, io muoio da guerriero pieno d'euro nel Valhalla. 0 euro, 10 euro, fino a 100.000, Loreto, metro linea 1, vado fino a Lima, A7, autostrada da Milano a Zena, sti rapper come i tossici non trovano la vena.